Nicola, bisognava vincere oggi come non mai, no? Una partita secca che ci qualificava per la Coppa, per la Final Four di Coppa Italia. Lo abbiamo fatto con una buona prestazione, tutto sommato qualche difficoltà nel secondo set, ma insomma siamo stati concreti, efficaci e voliamo a Bologna. Sì, se dobbiamo parlare in termini proprio buoni da risultato, assolutamente sì, ci siamo qualificati, abbiamo vinto con un risultato netto, con un avversario che pur con le loro difficoltà ha fatto una prestazione comunque lottando, quindi non era una partita semplice e basta. Però, come ho detto ai ragazzi alla fine della partita, io penso a noi e noi dobbiamo assolutamente evitare di fare le prestazioni come quelle del secondo e terzo set, perché in questi due set, in primo set abbiamo fatto 3 errori, in secondo e terzo set abbiamo fatto 22. Cioè, non è, per una squadra come la nostra non è possibile. Allora io posso capire che una squadra forte gioca quanto basta per vincere, sono d'accordo, perché i campioni magari, sai, che si aspetta che ogni partita vincono, guardano in funzione del risultato, quindi gioco quanto basta per vincere. E secondo me dobbiamo cercare di cambiare questa mentalità. Noi dobbiamo avere il nostro ritmo, il nostro gioco, le nostre cose che facciamo sempre, a prescindere chi c'è d'altra parte, perché solo così tu continui a allenarti e concentrarti ed avere questo approccio giusto per affrontare, poi quando ti serve tornerà utile, perché non è un interruttore che dice vabbè adesso vado e gioco bene, non succede così, perché delle volte come capita adesso nei ultimi risultati delle squadre forti è successo, non è che vabbè sì dai non stiamo facendo bene però quando arriva la partita importante giocheremo, non è così, non funziona così. Allora noi dobbiamo lavorare oggi per prepararsi per le difficoltà che sicuramente ci aspetteranno, come prima adesso domenica, ma più avanti, che dobbiamo andare a Trento, che dobbiamo andare a Modena, che dobbiamo giocare la Coppa e da lì in poi con proseguo del campionato, Champions e tutto il resto. Per cui dobbiamo creare questa mentalità e questo approccio dove andiamo a fare le nostre cose al massimo, concentrati, senza badare al risultato, senza guardare cosa fanno loro, senza badare a niente, ma concentrarsi su di noi. Ecco, a proposito di difficoltà, l'hai anticipato, domenica arriva Piacenza, l'anticipo dell'11ª di ritorno, squadra forte, squadra in fiducia, partita molto difficile, Nicola. Assolutamente sì, ieri l'altro giorno hanno battuto Modena a Modena in una partita secca, è assolutamente la squadra che gioca molto bene. Noi avremo una ulteriore difficoltà perché giocherà anche Holt, che all'andata non ha giocato, quindi hanno avuto questa difficoltà in più. Dopo una serie di risultati così, secondo me le nostre antenne devono essere non su, di più. Cioè, dobbiamo assolutamente prepararci a una battaglia e il risultato che era all'andata, dimenticarselo assolutamente e non pensare che ci sarà la stessa Piacenza di qualche mese fa. Per cui, torno a ripetere sempre le stesse cose, questo è il campionato italiano e quindi dobbiamo assolutamente giocare una partita alla volta. Bene, grazie Nicola.